Ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati. Allora, video brevissimo, ragazzi, per alcuni aggiornamenti di calciomercato. Ragazzi, sono uscito un paio appunto di notizie sull'Empoli, ragazzi, un paio di nomi che secondo me potrebbero essere no, non buoni, più che buoni, perché appunto andrebbero a rinforzare, ragazzi, di parecchio la rosa. Sono appunto due nomi, però ragazzi, appunto, andiamo un po' a vedere di chi si tratta. Allora, uno, ragazzi, è il nome di Sabelli del Brescia, un difensore destro, ragazzi, che appunto andrebbe ad alternarsi con Fiamozzi, ragazzi, quindi appunto sarebbe un ottimo cambio, appunto, in caso appunto che magari che Fiamozzi in certe gare, ragazzi, magari non faccia bene. E in questa prima parte, ragazzi, si è visto appunto che alcune gare non ha fatto troppo bene. L'ultima ha fatto più che bene, ragazzi, come tutti. Però sarebbe appunto un ottimo ricambio. Sabelli, ragazzi, si parla appunto di una valutazione intorno a un milione e mezzo, due, ragazzi, sarebbe un elemento appunto che è molto utile. Ha giocato, ragazzi, appunto tanti anni in Serie A, ha giocato appunto tanto anche in Serie B, e ragazzi, questo appunto potrebbe essere già un primo tassello, chissà, per la prossima stagione. Quindi, ragazzi, lui lo danno praticamente già per fatto, ragazzi. Appunto, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. C'era appunto la concorrenza di alcune squadre appunto di Serie A, però si vede appunto che non hanno voluto prenderlo. E poi, ragazzi, il secondo nome è quello appunto di Crociata, del Crotone. Si tratta appunto di un centrocampista che può giocare appunto benissimo nei tre di centrocampo. E però, ragazzi, su di lui appunto c'è sempre l'incognita del rientro appunto di Bandinelli, perché, ragazzi, allora, se Bandinelli non dà garanzie di poter rientrare in tempi brevi, allora io appunto credo che si possa andare su di lui, ragazzi, e la pressione è forte con il Crotone. Gioca poco, quindi io penso appunto che possa arrivare. Però, ragazzi, se invece Bandinelli dovesse appunto garantire il rientro, diciamo, in un mese, entro un mese, allora, ragazzi, ovvio appunto che con Crociata non se ne farebbe niente. Quindi, ragazzi, appunto, vediamo un po'. Questo sarebbe anche lui un rinforzo più che ottimo, ragazzi, perché appunto giocatore che appunto che lì in mezzo ha giocato appunto tanto con il Crotone, ragazzi. L'anno scorso ha fatto appunto una grandissima stagione in B. Quindi, ragazzi, niente, vedremo un po' chi dei due arriverà. E, ragazzi, niente, per il momento è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi, like, commentate, condividete. Noi ci vediamo prestissimo. Un salutone a tutti, ciao!